cosa volevo dire? Vabbè, inizio da capo. Ciao, sono Erika e sono la mamma di Gabriela. Io e Michael ci siamo conosciuti in un pub. Sai come essere, papà? Hai paura? Un po' sì. Perché? Che ne sai, sarò un bombardo, tutte queste cose. Vabbè, c'è la pressione qua. Devo essere pronto a diventare papà per forza, ormai è arrivato pure il mio momento. La mamma è pronta, il papà pure. Ma l'istruzione non c'è. Scusa, ma non mi dire che quella è rotta. Io non sono stato. Michael come papà sarà un ottimo papà. Ce la fai. Piano. La gravidanza mi ha fatto crescere, mi sento un po' più adulta. È come se ti batteva a te, cioè eri tu ed eri lei, era una cosa impressionante, è veramente la palla d'oro. Questa è la vulva della tua vulva. E cos'è? È stata la vulva. Ansia, paura, perché magari se la fanno nascere prima, me la possono mettere in incubatrice. All'inizio avevano parlato solo di cesareo, perché come era la piccola non poteva partorire naturale. Dopo, quando hanno visto che lei aveva un po' di dolore, hanno deciso di aspettare. C'è proprio la faccia distrutta. Guarda, è pure cicciona. Ya fai ciao. Così va. Ciao. Gabriella è una bambina simpatica perché ride sempre, scherza e vuole sempre giocare. Gabriella, fai ciao. Però è anche capricciosa perché piange sempre e soprattutto quando non ottiene quello che vuole. Gabriella è identica a me, infatti me lo dicono tutti che assomiglia tanto a me, però ogni tanto fa anche le mosse del papà. Questo è che papà è tutto sopra della tua posizione. La cosa più buffa che fa Gabriella è quando fa la linguaccia. Per esempio, una volta mio fratello stava piangendo e lei, per prenderlo in giro e farlo più dispiacere, le ha fatto la linguaccia. La tecnica per addormentare velocemente Gabriella e tenerla in braccio e dondolarla, oppure andare a far giro in macchina. Come mamma mi descrivo dolce perché mi piace quando mi fa i sorrisetti e la bacerei tutta. Dov'è il tuo papino? Dov'è? Dov'è il tuo papino? La seconda è che sono un po' apprensiva perché quando piange vado nel panico anch'io. E terza, sono simpatica perché la faccio sempre giocare. La
La cosa che mi piace più dell'essere mamma è che adesso ho una figlia e quando crescerà cresceremo insieme e per lei sarò come un'amica. Mamma! 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 La cosa che mi piace di meno dell'essere mamma è quando magari Gabriella mi fa fare delle nottate o piange e non so cosa perché ancora non riesce a parlare e quindi magari ogni tanto agito anch'io. Cose per cui è cambiata la mia vita e la prima non ho più orari perché non so Gabriella che ora va a letto e non so Gabriella che ora si alza. Prima andavo a dormire sempre tardi e mi alzavo tardissimo, invece ora ho degli orari diciamo sballati. La seconda è che mi vedo più responsabile e un po' più matura. È cambiato anche il rapporto con mia mamma perché essendo anche io adesso una mamma, ora ho una figlia e la capisco un po' di più. Sono cambiate che magari mi vedo più dolce. Prima magari non davo tanto abbracci, baci. Invece adesso quando magari Gabriella vedo che sorride o che dorme e mi viene di stringerla e baciarla. Tu non lo vuoi? Lascia stare, dopo non lo metti tu. Più difficile da affrontare quando ho fatto il cesareo d'urgenza perché io volevo fare un parto naturale e i medici all'improvviso mi hanno detto che dovevo fare il cesareo d'urgenza. Volevo che Gabriella nascesse con uno sforzo e quindi ci sono rimasta male. E vuole Erika, c'è il naso mio, fa le stesse mosse. Sai, sei proprio come tante, una nonnina, lo fa un po' crescere. Le persone che mi sono state più vicine sono state mia mamma, mia suocera e il mio ragazzo, perché ognuno in modi diversi mi hanno sempre aiutata. Ma sono che tu sei, ma dai, che no. Ragazzi, ma sto sempre tu. Ancora sto con il mio ragazzo. Ti vuoi dire una cosa? Mi vuoi sposare? E lui è un papà speciale e spettacolare e ci siamo sposati per vari problemi, però presto ci sposeremo. Gabriele, svegliati papà. Gabriele. No, non ho trovato un lavoro, però sto facendo un corso di unghie perché è una mia passione e mi piace, però spero che diventerà anche un lavoro. Nel mio futuro mi auguro di lavorare, di sposarmi e di crescere insieme a mia figlia. Tre papà, quattro, vai. Brava!